I patti per il Sud non sono altro che la riedizione fallimentare di quei finanziamenti a pioggia che hanno portato a colate d'asfalto e nemmeno un asilo nido, dimostrandosi di fatto inutili per il territorio. Da Salerno, per la chiusura del congresso nazionale dell'Auser, il segretario generale della CGIL Susanna Camusso boccia le politiche governative per il Mezzogiorno. Così, dice, il divario con le altre parti del paese non si riduce. Intanto abroghiamoli prima di discutere cosa mettiamo. Dopodiché bisogna sapere che il lavoro occasionale è una cosa rara, riguarda le famiglie e noi non pensiamo che possa essere in nessun modo l'occasione di rimoltiplicare forme di precarietà. Lo stesso livello di investimento costruito con il master plan sull'utilizzo dei fondi strutturali non ha dietro di sé un'idea di come si chiude la forbice che si è molto allargata tra il nord e il sud. Ma questo perché in generale, come dire, siamo di fronte a delle politiche economiche che non si sono poste l'obiettivo di contrastare le diseguaglianze. Segretario, che giudizio dà dei patti per il Sud? Che non hanno quell'idea strategica, sono, ahimè, in troppe occasioni l'aver rimesso in fila le tante cose di cui nei territori si era parlato con una frantumazione e non un'idea strategica di come costruisce appunto per esempio una politica di investimento sociale. Anche qui la si può ricondurre a un'affermazione generale: tante strade, nessun asilo nido.